amici youtubiani, avassai che non meglio con le mie sessantennate, non nel senso di antenna, casomai nel senso di corna, con le mie sessantenne allo sbaraglio. Sì, c'ho il giubbotto qua bianco perché oggi c'è l'Arcangelo Gabriele, perché sono stata con la metro, ve la faccio vedere. Abbiamo la metropolitana a Catania, corse di lusso, abbiamo cose che io pensavo percorrendola, dicevo quando ero piccola, come l'avevo a dire, mi faceva Viettennè a pere, già mi pareva Viettennè un miracolo, la rinascente mi pareva un miracolo. Signori, vi devo confidare una cosa, signori e signore, di tutte le età, di tutti i ceti e i ceppi sociali, soprattutto di tutte le razze e di tutte le ideologie politiche, mi devo sfogare. Ci siamo arrivati. Ci siamo arrivati. Perciò. E questi giovani mi hanno, diciamo, mi volevano fare sedere al posto loro, data l'età. Ma soprattutto ieri sera, intorno alle 22, mi trovavo alla leader. Sì, che è un pochettino... alla leader, che è, diciamo, tedesca. Come sto? Insomma. E non mi hanno aiutato quei sacchetti della spesa, che non erano tanto pesanti. Insomma, mi ha dato un po' fastidio. Allora, qual è la consuetudine che dobbiamo avere sempre noi? È quella di fare le cose adatte alla nostra età. Di sentirsi... No, non veniamo a dire che non esiste un'età anagrafica. Esiste quella che dimostri, quella che hai dentro, quella che ti senti, che puoi essere anche più giovane dei giovani. Sono tutte delle grandissime glandate. Non è vero, l'età c'è e come? Da fastidio, addolora, c'è quella anagrafica, quella fisica, quella delle wallere quando ti pende qualcosa, quella quando i muscoli cedono, quella quando te l'ha suo marito, quando te l'ha suo zito, quando non c'ho zito. L'età c'è. Però, sì, grazie ragazzi! Volete stare su YouTube e vi inquadro? Eh? Questi sono i giovani che mi hanno fatto alzare qua, cioè che mi hanno fatto sedere. Allora, l'importante è essere contenti di avere questa età. Dice, ma qual è l'ebreo? Traduco per l'Alto Adige le Venezie Giulie. Qual è il lato positivo che ti rende contenta? Ma quello che te ne puoi fregare se non ti ammirano, se non ti corteggiano, se non sei tanto bella quel giorno. Quello che te ne puoi fregare se... Vabbè, no, non te ne freghi, però la prendi come una cosa normale, che non c'hai l'amore, che sei troppo single. E sì, diciamolo, quella della pace dei sensi. Quella che, per esempio, se vedi un uomo giovane o sposato, come diceva la mia amica Paola Borboni, quando avrai 60 anni, fai quel cazzo che vuoi, parla come vuoi, di quello che vuoi agli uomini, scatenati. Tanto non gliene frega un cazzo né a loro né alle mogli. Quindi la licenza di corteggiare. Tanto, sì, innocua, gioite dell'età. E soprattutto, vabbè, la mia abbronzatura ve la devo far vedere, cioè, si vede? Ecco, non sono spinazzata, ma si vede. Soprattutto recatevi al mare, catanesi, il mare ce l'abbiamo avuto. Godetevi il mare, si ossigena anche il capello, sì, aumenta la ricrescita perché coi raggi solari, cioè, si ripristina tutto, quindi anche la ricrescita d'opilo. E nuotate, che sia la playa, che siano gli scogli di Acitrezza, che siano gli scogli di Ognina, godetevi il mare, perché in quel momento in cui vi tuffate, allora sì che non esiste età. Oh, non mi dimenticate, e mungiti sta campanella, mi dici che mi hanno detto che si deve dire così, premete la campanella così non vi perdete queste gran bellezze di video. Arrivederci, me ne vado alle prove a bel passo, teatro Nino Martone. Sto provando lo spettacolo Stonchiti, Stonchiti riti tonghi, tonghi tonghi tonghi. Oh, vi aspetto a teatro, regia di Turi Giordano e un pochettino di me che rompo le palle.
e con Fabio Costanzo e molti musicisti, compresa Ninia Chiocchioli.